Amici di Nokioteca, eccoci qui pronti con una nuova video recensione. Oggi vi voglio parlare del nuovo Nokia 5.1 Plus che è uscito nel mese di gennaio 2019 e che è il nuovo diciamo top medio gamma di HMD Global. Quindi si va a inserire una fascia di prezzo molto molto interessante perché 259 euro, ha diversi punti di forza, magari qualche punto contro, ma tutto questo ve lo mostro piano piano in questa video recensione. Partiamo proprio dal design, solito design secondo me molto bello, semplice, pulito ma di altissima qualità. Non abbiamo ovviamente scricchioli, non sembra un telefono di plastica, anche perché non lo è. Infatti abbiamo vetro sul retro, vetro frontale, non è specificato che tipologia di vetro, e poi abbiamo dell'alluminio come frame, come cornice. Il display è un bel display con una buona risoluzione perché è un 5,8 pollici di grandezza, è un HD Plus con una ratio di 19 noni, che ultimamente va molto molto di moda. Sul retro abbiamo due fotocamere, una da 13 megapixel e una da 5 megapixel con sensore di profondità, quindi si può fare il tanto amato effetto bokeh. Abbiamo poi, per continuare, il lettore di impronte digitali, che è rapido e veloce, e tra l'altro si può utilizzare anche per le gesture, quindi il menu a tendina e lo scorrimento delle fotografie. Nella parte bassa abbiamo la Type-C con l'altoparlante non fortissimo e soprattutto eccesso nella qualità. Nella parte alta invece l'ingresso per le cuffie. Non abbiamo la dotazione di vendita, purtroppo non ce l'hanno data, ma sappiamo da Nokia che, anzi da HMD Global, che all'interno della confezione c'è anche un paio di cuffiette. Ovviamente microfono, parte di destra i bottoni per il volume e l'accensione blocca sblocca schermo, lato invece di sinistra abbiamo l'ingresso della micro SIM. Frontalmente avrete notato che anche in questo Nokia 5.1 Plus, HMD Global, sempre mi raccomando perché bisogna essere precisi, ha deciso di mettere il notch non notch, nel senso che vediamo che appunto il notch c'è, anche se lo mettiamo di profilo si vede chiaramente che c'è il notch qui di mezzo, ma ha deciso di non prolungare il display e quindi eliminare l'effetto notch, lasciando gli angoli neri e lasciando solamente le icone e la data. In realtà però, per tutti gli amanti del notch, con questa applicazione troverete poi tutti i dettagli nella video recensione, scusate, nella recensione scritta completa, si può attivare perché permette di accedere alla impostazione nascosta che HMD Global ha deciso di appunto camuffare, o comunque nascondere, per camuffare proprio l'effetto notch, che tramite questa applicazione invece si può attivare. Noi ovviamente lo lasciamo nella versione originale perché volevamo solo farvi vedere che c'è la possibilità comunque di abilitare questa impostazione. HMD Global ha spiegato che ha deciso di camuffare appunto il notch perché secondo degli studi non piace tanto il notch, quindi ha deciso di non dare la possibilità all'utente di scegliere. Ma torniamo al telefono. Un piccolo contro da dire sul design è che purtroppo rimangono tanto le ditate sul dispositivo e soprattutto rimane anche abbastanza scivoloso, quindi bisogna stare un po' attenti o come sempre metterci una bella cover di protezione. Vi ho detto che il prezzo è di 259 euro, ma non vi ho detto la versione. In Italia è uscito con la versione, la sola versione da 3 GB di RAM con 32 GB di memoria interna. Il processore invece è il nuovissimo MediaTek Helio P60, che è il nuovo processore proprio di MediaTek, basato, o meglio dedicato, soprattutto al gioco, quindi dà molto spunto quando si utilizzano giochi sul proprio dispositivo, e dopo vedremo proprio come si comporta questo Nokia 5.1 con Asphalt 9, tra l'altro il primo processore a 12 nanometri, quindi davvero particolare.
Ok, torniamo un attimo sul dispositivo. Quali sono degli altri piccoli contro? Piccoli contro sono che non ha il 4G Plus, ma solo la copertura 4G e gli manca anche l'NFC per quanto riguarda, per esempio, i pagamenti, che adesso anche questi vanno molto di moda. L'altro piccolo difetto, ma prima di parlare di un altro difetto, vorrei parlare di un pregio, è la fotocamera. È un po' un controsenso, ma quello che vi posso dire è che durante, anzi, con foto di giorno fa veramente delle ottime foto per essere sempre un diciamo telefono di medio gamma. Fa proprio delle belle foto, le potete vedere più nel dettaglio sempre nella recensione scritta sul blog. Mentre purtroppo di notte ha qualche lacuna di troppo, soprattutto nei video girati di notte. Abbiamo il supporto alla intelligenza artificiale, anche se molto limitata, nel senso che abbiamo la possibilità appunto di attivare dei filtri. Vediamo se con la fotocamera frontale riesco a farvelo vedere rimanendo inquadrato. No, è molto molto difficile perché sennò faccio un po' un casino. Comunque riconoscerebbe riesce a riconoscere il mio viso e ovviamente va poi a mettere la maschera e quant'altro. Purtroppo non abbiamo il riconoscimento invece delle scene, quindi non riconosce la scena che stiamo per esempio vedendo in questo. Ah, guardate, fa l'effetto sul riconosce il viso dell'anatra, ovviamente fa un po' fatica. Comunque avete capito un po' il senso di questa cosa. Dicevo, le foto di giorno sono davvero molto buone, sempre per il telefono che è, ovvero un medio da 259 euro. Non ha lenti Zeiss, ma ha lenti, diciamo, non specificate, lenti normali. Tra l'altro, con Android Pi 9, HMD Global ha dichiarato che anche i telefoni senza le lenti Zeiss, quindi il 5.1 Plus, riceverà la fotocamera con la versione Pro, quindi la versione più spinta per poter andare a sfruttare proprio al meglio la fotocamera. Dal punto di vista delle funzionalità, beh, non troviamo, diciamo, grosse differenze dagli altri modelli che abbiamo già recensito di Nokia. Abbiamo ovviamente, non l'ho detto, ma ormai lo do quasi per scontato, ma sbaglio, come sistema operativo Android One, quindi anche il 5.1 Plus sarà sempre aggiornato, sempre sicuro, e appunto con Android puro, quindi nessuna personalizzazione da parte di HMD Global. Abbiamo sempre la possibilità di sfruttare i Bluetooth, quindi le doppie fotocamere, e ovviamente il mitico pip da spostare dove si vuole per creare un piccolo francobollo con la fotocamera frontale, o viceversa, si basta poi girare le fotocamere. Torniamo un attimo nelle impostazioni normali. Abbiamo anche il ritocco e diciamo attivo, o diciamo si può attivare o disattivare il ritocco, quindi andare a migliorare poi il viso della persona, del soggetto. Abbiamo ovviamente l'autoscatto e poi ovviamente, come dicevo prima, grazie al sensore di profondità si può andare anche poi a giocare con la profondità di campo e creare foto con bokeh. Andiamo qui, avete visto che c'è anche l'accesso a Google Lens, che quindi va a riconoscere poi l'oggetto e quant'altro. Abbiamo possibilità ovviamente di girare video, vi dicevo, video di giorno buoni, davvero molto buoni. Vi invito anche in questo caso a vedere i video sample che abbiamo già caricato sul nostro canale. Vedrete che la qualità dell'immagine è molto buona, molto molto buona. Le luci sono molto buone. Il cambio luce, quindi ombra luce, è gestito abbastanza bene, non è ovviamente fluidissimo, ma è buono. L'unica cosa che ho notato è che va un po' troppo con il focus, quindi cerca sempre di mettere a fuoco ed è un pochino scattoso, però tende sempre a tenere il soggetto a fuoco e abbiamo fatto proprio anche delle prove. Altra cosa purtroppo invece con i video di notte, nel senso che fa fatica, semplicemente fatica. Non aggiungerei altro, lascio poi a voi giudicare proprio dai nostri video. Ok,
Torniamo indietro, dicevo, la cosa che mi ha colpito molto è che i contro di questo 5.1 Plus sono semplicemente quelle piccole mancanze che alla fine in 259 euro sono assolutamente accettabili. Quindi non c'è l'NFC per i pagamenti, non c'è il 4G Plus, purtroppo è abbastanza scivoloso e soprattutto leditate dal punto di vista del design. Per il resto quello che fa lo fa davvero molto bene, è fluido come dicevo, grazie proprio al MediaTek Helio P60. Non ho mai avuto rallentamenti, sempre molto fluido, veloce, scattante, molto molto bello da utilizzare tutti i giorni. Vi volevo far vedere, già che siamo qui e parliamo appunto del processore, vi farei proprio vedere come gira. Tra l'altro non scalda, davvero molto bene questa cosa. Tra l'altro anche la durata della batteria, sempre grazie al processore, è di una giornata abbondante e quindi anche in questo caso tengo un po' basso il volume, anche in questo caso riesco veramente a sfruttare al massimo il dispositivo. Andiamo veloci verso una gara, tanto in questo Asphalt 9 fa tutto lui, quindi non mi andrò a schiantare. Il volume, sì, l'altoparlante non ve lo faccio sentire qui, ma ve lo farò sentire poi dopo con una canzone e appunto ve ne parlerò poi dopo. Teniamo un po' qui, aspettiamo che carichi, intanto vediamo già che non ha nessun tipo di problema, il dispositivo tutto molto fluido, non c'è stato ancora un rallentamento. Vi ricordo sempre che comunque queste nuove applicazioni si vanno ad adattare anche al dispositivo. Però la resa è davvero molto molto buona, guardate qua, sappiamo benissimo che Asphalt non è proprio uno dei giochi più leggeri nel Play Store e vedete che non abbiamo nessun tipo di problema. E la cosa che mi è piaciuta tanto è che non scalda per niente, veramente molto figo, con una durata molto buona della batteria anche con un utilizzo, diciamo, non dico intenso, però attivo del dispositivo. Abbiamo vinto, andiamo a chiudere, ecco qua. Andiamo a chiudere, tra l'altro avete visto cosa avevo anche sotto di aperto. Adesso, sempre per metterlo alla prova, apriamo un po' di applicazioni che poi lascerò tutte sotto in background, così vi faccio anche vedere appunto la velocità qui, qualche leggero scatto, ma dipende anche poi dal caricamento proprio della nostra linea internet. Vedete che già adesso è molto molto più fluido. Lo mettiamo sotto, apriamo anche Facebook, anche in questo caso attendiamo che apra con diciamo la connessione internet, ma non abbiamo nessun tipo di problema. Davvero la fluidità di questo 5.1 Plus è la cosa che mi è piaciuta di più. Andiamo, apriamo anche la nostra applicazione, vi sto facendo proprio vedere come aprendo tante applicazioni lui non fa assolutamente è finito, vedi, bisogna fare carica altri articoli e va subito a caricarne degli altri. Entriamo in Nokioteca, così le abbiamo aperte proprio tutte, qui andiamo magari ad aprire un articolo e anche questo, vediamo, apriamo il video. E vedete che sto facendo proprio tutto, tutto quanto senza nessun tipo di problema. Ok, chiudiamo anche questa e adesso volevo farvi sentire la canzone. Quindi apro l'ennesima applicazione, torniamo nel task per farvi vedere cosa ho aperto sotto e adesso vi faccio sentire l'altoparlante. Non lo metto al massimo perché so già che al massimo. Allora, la qualità audio non è purtroppo eccelsa, nel senso fa il suo. Sicuramente chi si compra un 5.1 Plus non pretende di avere una discoteca in tasca o appunto un impianto Bose in tasca. Fa il suo. Se si mette al massimo volume, comincia un po' a far fatica e la qualità audio scende, parecchio. Ricordiamoci che è pur sempre un telefono, quindi andiamo a fare, visto che parliamo di altoparlante, anche la classica prova della telefonata. Andiamo a chiamare il servizio Iliad e ovviamente mettiamo il vivavoce.
Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita se chiami da rete Iliad. Se chiami da altra rete, potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno... Da questo punto di vista l'altoparlante si comporta bene, è abbastanza chiaro, si sente, nulla di che. Andiamo su internet perché vi dicevo che appunto manca il 4G Plus, però ovviamente già con il 4G, noi in questo caso siamo con il Wi-Fi, sicuramente non abbiamo grossi problemi, quindi la nostra è solo una nota più che altro per andare a precisare la mancanza del 4G Plus. A parte che è già tanto se si prende il 4G Plus in giro per l'Italia, quindi, però quando c'è sicuramente non fa male utilizzarlo, però vedete che veramente funziona molto molto bene da questo punto di vista. A me è piaciuto tanto perché non mi ha creato problemi durante tutto il periodo di test. E tra l'altro vi ricordo che io ho ancora aperto tutte queste applicazioni. Carica, ovviamente adesso sta caricando, ma vedete la velocità veramente di gestione dell'applicazione, cioè veramente pazzesco. Ripeto, parliamo di un telefono da 259 euro, quindi un prezzo assolutamente interessante che permette innanzitutto a tutti i fanboy di Nokia di aggiudicarsi un buon telefono a un prezzo molto competitivo, che comunque sappiamo che poi già su internet si troverà sempre meno. Sia Android One, quindi l'ultimissima diciamo versione sempre aggiornata sul proprio dispositivo, infatti il 5.1 Plus molto presto, purtroppo il nostro non l'ha ancora ricevuto, riceverà Android Pie, quindi sempre aggiornato, sempre con gli ultimi patch di sicurezza e soprattutto senza personalizzazioni che vanno a magari rovinare, appesantire il device. Tra l'altro abbiamo anche l'ambient display e il risveglio col doppio tocco, proprio per completare le caratteristiche di questo Nokia 5.1 Plus. Gli unici contro sono proprio quelle mancanze, però ripeto, non sono in realtà delle mancanze, ma semplicemente è un modello da 259 euro e quindi non si può pretendere che abbia tutte le caratteristiche di un top di gamma. Nella recensione completa trovate tutti i dettagli, trovate anche il link, i video, insomma tutto quello che riguarda questo Nokia 5.1 Plus. Spero vi sia piaciuta la nostra video recensione, in quel caso positivo, mi raccomando condividete, mettete like e soprattutto commentate. Ciao a tutti da Francesco Colonna per nokioteca.net.